Salve youtubers e benvenuti in un nuovo vlog. Questa volta parlerò di nulla e sarà soltanto un video per rispondere un po' alle domande del Fuck You Time, perché l'ho lasciato un po' indietro e mi dispiace. Quindi, facciamo partire la sigla? Facciamo partire la sigla. Fuck You Time! Sigla tra virgolette, comunque. Aggiungo solo una cosa, volevo ringraziarvi per i 30.000, adesso 31.000 iscritti nel primo canale, un record veramente incredibile, io vi ringrazio di cuore, anzi veramente non so come ringraziarvi come al solito, non so neanche bene cosa dire. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti quelli che votano, commentano e condividono su Facebook, su forum, eccetera, i miei video. Grazie mille, grazie a chi porta gente, veramente grazie mille per tutto quanto. Purtroppo non farò un concorso come avevo immaginato perché non riuscirei a starci dietro. Lo farei troppo corto e verrebbe fuori. Spero per i 40.000 perché a quanto pare non tarderanno perché state aumentando veramente tantissimo. Iscritti a non finire, quindi vi ringrazio. Quindi in futuro ci sarà sicuramente un concorso per ringraziarvi. Vi invierò un film perché questa volta un premio vero ci vuole, non come gli scorsi concorsi. E niente, quindi iniziamo subito con le domande. La prima domanda arriva da The Pain Channel che mi chiede: ma quando non te li consigliano, i film squali li trovi per caso? Comunque continua così che sei un grande. Grazie mille. I film quando non me li consigliano, io giro tantissimo nei siti di film, non tanto quelli professionali come IMDb o comunque quelli famosi, Filmapp, eccetera, ma vado su quelli un po' più secondari, siti come Alex Visani, Splatter Container, comunque siti soprattutto di film horror, perché quelli più squallidi sono sicuramente i film horror. E lì spesso si trovano anche recensioni di film veramente, veramente terribili e sono recensioni soprattutto simpatiche ed obiettive, non sono quelle serie che ti rompono le palle. Quindi giro tanto e mi capitano proprio mentre leggo quelle belle, arriva uno bruttissimo, proprio di quelli so bad, it's so good, e io me ne innamoro e devo cercarlo per forza perché lo voglio vedere assolutamente. La seconda domanda, scusate, arriva da Moronzitas, che mi chiede: domandina per YouTube, ma a te piacciono i tuoi video? Sì e no, diciamo che mi piacciono, lo sapete, mi piacciono di più gli ultimi video che ho fatto, proprio gli ultimi 3, 4, 5 video. Diciamo dal video che ho fatto con Daniele Doesn't Matter in poi, mi piacciono perché finalmente hanno una forma ben precisa, non sono a caso, sono meno stupidi, ma non per questo non sono seri comunque, non sono diventati seri. Sono una via di mezzo giusta che unisce la recensione vera e propria del film con alcune mie stronzate che però non vengono esagerate come nei video prima e non sono noiose, spero, come recensioni normali. Quindi ho trovato la mia forma, la mia sensibilità, la mia spiritualità e altre cagate del genere. Comunque, più o meno, diciamo che ogni volta che faccio il video io il giorno stesso dico è perfetto, lo guardo il giorno dopo e dico cosa cacchio ho combinato, avrei fatto totalmente un'altra cosa. Però purtroppo l'ho fatto e quindi le recensioni vengono così. Ah, ho appena sbattuto la mano. La terza domanda arriva da Super Alex Turbo che mi chiede: ciao Yotobi, cosa pensi delle persone che reputano anime, manga o videogiochi solo roba per bambini e che criticano le proprie passioni? Non lo so, secondo me quelli che reputano ancora, per esempio, i cartoni animati, i fumetti, gli anime, i videogiochi, roba per bambini, dovrebbero pensare a cosa c'è dietro. Perché non è che le cose per bambini sono fatte da bambini, sono fatte da adulti. Alcuni videogiochi io non li farei mai giocare, se avessi dei figli non li farei mai giocare a dei giochi del genere. Ma non dico giochi violentissimi, dico giochi con trama adulta, tipo adesso recentemente ho rigiocato Max Payne. Max Payne ha la trama di un film noir, di un poliziesco noir, cioè prostituzione, droga, violenza, soldi, chi più ne ha, chi più ne mette, omicidi. Non per forza è violento, ma è comunque anche molto volgare, molto serio, molto adulto. Stupendo, non c'è nulla da dire, ha una trama da premio Oscar. Quindi no, c'è cioè, una stronzata dire che è per bambini i videogiochi, così come gli anime, così come i cartoni animati, così come tutto quanto. Quindi diciamo che bisognerebbe fargli ragione, sedere un attimo e ragionare
nell'insieme, non solo nel videogioco in sé, che videogioco vuol dire giocare al computer, ma bisogna anche sapere che c'è una trama, c'è uno sviluppo psicologico dei personaggi in alcuni giochi e poi in altri magari no, però spesso si è coinvolti come in un film, anche più di un film, perché nel film tu sei coinvolto con lo spettatore per quello che lui sta facendo, nel gioco tu sei coinvolto nel protagonista per quello che tu stai facendo, è fantastico secondo me. La quarta domanda arriva da SmashDV99. Domandina fa Q-Time. So che può essere banale la domanda, ma te la voglio fare lo stesso. Credi che dopo il tuo successo su YouTube tu ti sia montato un po' la testa? Spazio. Se qualcuno ti offrisse un lavoro del genere, lasceresti YouTube per fare quel lavoro? Magari in un programma comico trasmesso in TV? Saluti e continua così. Allora, la prima domanda ho già risposto, cioè quella che mi sia montato la testa, lo sapete, no, cioè non, ma non proprio, non ho il motivo nella vita vera, diciamo, di essermi montato la testa. Non è che firmo autografi tutto il tempo, champagne, locali di lusso, limousine, prostitute, no, è rimasto tutto uguale, soprattutto le prostitute, perché sono fidanzato, Francesca tira dei pugni micidiali, quindi preferisco evitare di prendere le prostitute. Rispondiamo alla domanda, se qualcuno mi offrisse un lavoro in TV o comunque fuori da YouTube, se accetterei. Allora, non lo so, perché sono due le cose. È stupido non accettare un lavoro in televisione, ma io odio talmente tanto la televisione, tutto quello che ci gira intorno e tutte le persone che ci sono dentro, che rifiuterei, ma è stupido rifiutare. Quindi la risposta è non so cosa farei. Io lavori in TV non me le hanno richiesti, quindi non ti so dire. Quando mi arriverà magari una richiesta di lavoro in TV, ti saprò dire, però non lo so, perché io odio talmente tanto la TV che poi se mi chiedono di andare a lavorare, accetto, è una stronzata. È come dire, io odio i marshmallow, però me li mangio sempre a colazione solo se è nel latte. No, o li odio, li mangi. Quindi non vi so dire. Non ti so dire, anzi, non lo so, dipende. Magari se su Sky, se su una TV privata, magari ancora nel Mediaset o Rai, non credo, ma no, comunque non credo, sono più propenso per il no, ma non lo so. La domanda numero 5 arriva da Uomo Elettrico, che mi chiede: io Toby, che console hai adesso? Hai la Xbox 360? Per i Fuck You Time. Allora, rispondiamo, perché questa era una domanda, l'ho scelta perché è una domanda che mi hanno fatto in molti, domanda da nerd, quindi una risposta da nerd. Prendo la telecamera e vi faccio vedere. Allora, qua sotto, imboscata, c'è l'Xbox 360 con tutti i suoi cavi e il suo alimentatore che pesa una tonnellata. Poi facciamo un viaggio veloce qui e possiamo vedere. Qua sopra, non so se riuscite a vederla, c'è un GameCube. Poi, scendendo sotto, c'è un Super Nintendo che mi hanno regalato, una PlayStation 2. Andando ancora sotto c'è un Sega Mega Drive e l'Xbox, quella vecchia. Da qualche parte dovrei avere anche un Game Boy, ma non lo trovo da nessuna parte, purtroppo non lo trovo più. Mettiamo a posto. E quindi quelle sono le mie console. E il computer, ovviamente. E ok. Cosa sta guardando? Cos'altro? Vabbè. E niente, quindi queste sono le mie console. Ho l'Xbox 360. Se aspettate la fine del video vi do la gamer tag. Lasciatemi rispondere all'ultima domanda, che io sono Leggenda69 che mi chiede: ciao Yotobi, che telefilm stai seguendo? E fra questi c'è uno che ti ha catturato? Come sapete, io ho fatto un video dei telefilm quasi un anno fa ed si sono praticamente quadruplicati i telefilm che ho visto da quella volta. Quindi teoricamente dovrei fare un secondo video sui telefilm, e ne approfitto per farvi una domanda: preferite che il video vada nel primo canale o nel secondo canale? Perché il primo video è nel primo canale, quindi non so, però era ai tempi quando non avevo ancora un po' di ordine e ci buttavo tutto dentro il primo canale. Forse è meglio metterlo nel secondo canale, ma fatemi sapere voi. Allora, di serie ne ho viste tantissime nuove, anche, cioè, nuove nel senso che non le avevo mai viste, ma che sono vecchie, tipo Alias, una serie che secondo me è tra le più grandi serie mai fatte nell'umanità. E niente, sto continuando a vedere Dottor House, ma ne ho viste tante. Ho visto Fringe, la prima stagione, e la seconda stagione a metà di Fringe, o Fringe, come si dovrebbe pronunciare.
Poi ho visto Flash Forward, ho visto, sto guardando The Event, ripeto, Dr. House. Ah, ecco, una serie che mi avete consigliato in molti, che io sto guardando, è Romanzo Criminale, che consiglio a tutti quanti. Sto per finire la prima stagione ed è una cosa fantastica, quindi se ne avete l'occasione guardatela perché mi dispiace un po' dirlo, ma non sembra italiana e questo è un pregio. Mi spiace dirlo. E fra questi c'è uno che ti ha catturato? Sì, Romanzo Criminale. Mi ha preso, mi sono visto 9, 10 puntate in 2 giorni, è una cosa fantastica. E non me l'aspettavo, grazie per avermelo consigliato. E le domande per oggi sono finite, mi sembra. Sì, sono finite. Quindi, se volete lasciarmi una domanda per il prossimo Fact You Time, mettetela nei commenti qua sotto. Vi ringrazio ancora per condividere così tanti miei video su Facebook, perché adesso posso, nelle statistiche posso andare a vedere quanta gente condivide e tanta gente condivide anche i vlog. Quindi grazie mille, grazie per tutti gli iscritti, per tutti i commenti, per tutti i complimenti che mi fate. Non me li merito, ma grazie mille. La mia gamer tag dell'Xbox 360 è